progetto dedicato alle differenze di genere nell'ambito delle scienze cognitive e comportamentali è stato veramente molto stimolante, di grandissimo interesse, veramente di grandissimo interesse. Ha aperto una serie di stimoli, di suggestioni e di evidenze anche scientifiche che apriranno, io spero, in futuro anche delle ricerche in questa direzione anche sul territorio nazionale. Si sono evidenziati degli studi molto significativi nell'ambito delle scienze linguistiche, delle scienze comportamentali, dell'organizzazione cerebrale, nell'ambito ad esempio del sistema Mirror, che è così di moda, ma giustamente di moda, essendo una scoperta straordinaria, nell'ambito del riconoscimento di facce, delle modalità con cui i bambini e le bambine usano il linguaggio, nelle modalità con cui si sviluppano taluni disordini dello sviluppo, come ad esempio il ritardo del linguaggio, disordini veri del linguaggio, autismo e via discorrendo. E questo ha dato l'opportunità appunto di poter discutere di questo, ma la cosa interessantissima, pur essendoci delle differenze veramente sostanziali dal punto di vista ecologico, ma non così forti dal punto di vista delle diversità fra sessi, ai test, alle prove che si possono misurare, quello che è stato straordinario è poter constatare che in realtà le differenze neuroanatomiche tra il cervello maschile e femminile non sono così straordinarie, e le differenze che ci sono vanno considerate come delle differenze che tendono ad unire, che tendono a rendere più simili i sessi, quindi che i sessi non sono in competizione cognitiva, neuropsicologica, emotiva, ma che in realtà queste differenze tendono a livellarsi, proprio perché ci sia una maggiore complementarietà anche nella vita sociale.